che bello, non vedo l'ora di andare a fare una bella doccia. Jolie! Non vedi che sto facendo la doccia? Chiudi, chiudi! Scusa, Matti, non volevo! Phew, c'è mancato poco! Jolie stava per scoprire già la mia nuova stanza segreta nella doccia! Vi presento la mia nuova invenzione! Io sono Matti e questo è un kart e tutto quello che c'è intorno a me è una doccia che si può muovere! Con questa stanza segreta ho una missione: spiare Ninna e Danny, perché secondo me si stanno frequentando di nascosto! La prima cosa che devo fare però è trovare Ninna, perché non ho idea di dove sia! Il mostro della doccia, il mostro della doccia! Ho sempre voluto vederlo, che bello! Chissà dove sta andando! Secondo me questo posto è perfetto. Da qui riuscirò a vedere tutte le porte dove Ninna passerà. Oh, eccola, è Ninna! Non devo farmi vedere! Sta al telefono. Probabilmente starà parlando con Danny, il suo ammiratore segreto. Oh, ho dimenticato di mettere il silenzioso. Togliamo la suoneria. Ok, aspetta, ma è un messaggio di Ninna. Ciao Matti, dove sei? Oh, che carina, pensa sempre a me. Ciao Ninna, sono nella doccia di fronte a te. Forse meglio di no. Ma che cosa sto facendo? Ciao Ninna, sono a casa. Che carina. Allora mi ama davvero. Ciao Danny. Che fai oggi? Senti, ti va di andare a prendere un gelato? Sì? Oh, perfetto. Sta parlando con Danny, vedete? Lo sapevo, lo sapevo. Quei due si stanno fidanzando. Non ci credo. Oh no, 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 no. Qualcuno sta entrando. Eccola. Bella che... Ciao mostro della doccia! Forse non può muoversi se ci sono io qui presente! Ciao mostro della doccia! Dai Jolie! Dai Jolie! Vai ragazzi, ce la faremo! Basta, basta, sei molto più brava di noi al gancio! Quello so. È poco ma sicuro! Ecco perché sto qui! Vai, 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 vai. Era buonissimo Ninna. Guarda un po', ti ho portato un regalo. Per me? Wow, posso scapparlo adesso? Certo, è la mia preferita, però posso anche regalartela. Oh, grazie Ninna, che pensiero stupendo. No, wow, ma sei tu Ninna? Sì, è la mia squeezy pen, Ninna Sirena. Wow, ma sei stupenda. Grazie Ninna, è un pensiero davvero, davvero meraviglioso. Lo so, lo so. E guarda, c'è l'intera collezione. Però non posso regalartele tutte. Per averla devi andare in edicola. Ah, giusto. E mi dicevi? Ho visto prima il mostro della doccia. È incredibile, Samantha. Non ci posso credere. È proprio il sogno di ogni bambino. Bevi un sorso per riprenderti. So che è una notizia sensazionale. Sì, la storia del mostro della doccia me la racconta la mia nonna. Porca la mia. Uffa, Danny, io non so giocare a basket. Ma non ti preoccupare, Ninna, guarda, ti aiuto io. Prendi la palla. Sì. Ecco qui. Divertono tranne me. Guardali, Ninna e Danny giocano anche a basket insieme. È il momento di fare il punto della situazione. Grazie stanza segreta, ma ora devo abbandonarti per un attimo. Lei è Ninna e questo è Danny. Noi ci troviamo esattamente qui in Italia e fino a due giorni fa andava tutto bene. Io ero fidanzato con Ninna. Ma ora lo sapete cos'è successo? Lo sapete cos'è successo? Che Ninna non è più fidanzata con me. Lo sapete per quale motivo? Per lui. Per Danny.
per fortuna, grazie alla mia doccia segreta che ho costruito con le mie doti tecnologiche da scienziato, sono riuscito a beccarli. E quindi sapete che fine farà Danny adesso? Questa! Non c'è niente di meglio di una bella doccia calda dopo una giornata di giochi. Mia piccola ninna, ti prometto che torneremo insieme e tutto tornerà come prima. Oh, questa deve essere la mia trappola che è appena partita. Ah, che è successo? Almeno non puzzo. Ciao Marty! Ciao ninna! Hai sentito parlare del mostro della doccia? Ne parlano tutti là. Mostro della doccia? No, no, non so niente non io. Non so niente. No. Niente, non ho assolutamente nulla. Perché che questa foto di Ninna? Ah, questa, ecco, beh, la stavo usando per creare un ritratto per te. Un ritratto per me? Sì, esatto. Allora Ninna, facciamolo lavorare, dai. Sì, perfetto. Dai Danny, allora andiamo. Sì. Allora dopo, anche la mano, si sono dati anche la mano. Avete capito? Si sono dati la mano, la mano, sono dati la mano, la mano. Cos'era questo rumore? Niente. Ah, ok. Oh, mostro della doccia, lo so che non vuoi essere disturbato, ma ci tenevo a farti i complimenti. Io sono un tuo grandissimo fan. Ti prego, fatti vedere un pochino. Ma non c'è nessuno! C'è solo un kart. E allora sapete che cosa faccio? Lo uso. Dov'è finito? C'era solo una cosa che non dovevo fare. Solamente una. Perdere la doccia. Non ci posso credere. Non ricordo più dove ho lasciato la mia stanza segreta. Falsacchiotti, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale di Nino e Matti per aiutarmi a ritrovarla prima che qualcuno la scopra. Ho combinato un guaio gigantesco. Gigantesco. Sì, polpetta de... Aspetta. Quello è Matti! Ma è possibile che la mia stanza sia scappata da sola? Non ci credo! Ma che sta dicendo? Stanza segreta? La doccia non è nemmeno in questa stanza? Matti! Eh? Io ti ho sentito! Che cos'è questa storia della stanza segreta? Mi dispiace, ma adesso ho da fare, ciao! No, adesso mi racconti tutto! Ok, va bene, ma tu promettimi di darmi una mano! Promesso! Quella doccia che volevi usare prima? Oh! Jolie! Sì! Ecco, beh, è una stanza segreta in realtà. Cosa? Una stanza segreta? Sì. Ma Matti, perché l'hai creata? Perché l'ho costruita? Perché l'ho costruita? Lo vuoi davvero sapere? Sì, lo voglio sapere. Siamo amici e devo sapere tutto. Perché io sono sicuro che... si è innamorata di Danny. Cosa? Ninna e Danny insieme? Impossibile! E quindi ho costruito la mia stanza per andare in giro e spiarli. Ma ora, se non ritrovo la mia doccia, sono fregato perché qualcuno potrebbe scoprirla. Oh no, ma Matti, hai provato a guardare lì dentro? No, effettivamente no. Andiamo a vedere. Oh, avevi ragione, eccola! Hai visto, l'abbiamo trovata! Che bello, finalmente! Grazie Julie, adesso posso tornare nella mia stanza. Oh, Matti, dove sta andando? No, sono io il mostro della doccia. Vieni qua. Finalmente ce l'abbiamo. Pippo, ciao ragazzi. Hai rubato la mia stanza segreta, ridammela, scendi! Ma io non sapevo fosse la tua stanza segreta, l'ho trovata! Vabbè, adesso lo sai, quindi per favore scendi! No, la stanza è di chi la trova, però, caro Matti, potrei dartela se mi dai tutta quanta la collezione di Squeezy Pen! Ma io non ce l'ho! E allora corri in edicola a comprarmela, no? Julie, dammi una mano! Ehi, Matti, ti consiglio di andare a comprare le Squeezy Pen! Grazie, Julie! Vai! Datemi un minuto. Sì, corri! Eccole! Wow. Tutto il box, preso in edicola, collezione completa, ok? Oh, Matti, sono bellissime! Giulia, io vado un attimo a controllarle, poi decido io quale darti, va bene? Sì, però ricordati che me ne devi dare tre! Eh sì!
Sì, sì, certo. Mi raccomando. Ma che tuo. Sì, grazie. La tua segreta è qui, ma. Finalmente. È tutto. È tornato al suo posto e nessuno se n'è accorto. Danny, che ne dici se io faccio un tuo ritratto e tu fai il mio e poi ci riscambiamo? Oh, sì, perfetto, ci sto. Iniziamo allora. Secondo voi chi disegna meglio, ragazzi? Secondo me è più bravo Danny. Ma no, disegna meglio Ninna. Non lo sapevate che era la sorella di Van Gogh? Scherzo, però è brava. Sì, i capelli hanno il tuo stesso colore. Proprio uguali. Ma sono troppo brava. Ah, Ninna è davvero bellissima. Non vedo l'ora di farglielo vedere. Guarda Danny, ha già quasi finito ormai. Sì, infatti. Faccio anche un fiore. Si sta proprio bene qua dietro. Ah, è proprio una principessa. Io ho finito. E ho finito anch'io. Samantha, ma sei sicura che Ninna sia proprio la sorella di Van Gogh? Forse era la cugina. Vabbè, non lo so. Aspetta, ma il mio è brutto rispetto al tuo. Ma no, siamo belli entrambi. Sai Danny, devo dirti una cosa. Non ho mai trovato un migliore amico come te. Sei proprio sincero, ti voglio tanto bene. Oh, grazie Ninna, ti voglio bene anch'io. Aspettate un attimo. Ma allora, Ninna e Danny non sono fidanzati di nascosto. Sono migliori amici e stanno tutto questo tempo insieme perché si vogliono bene. Questo vuol dire che ho costruito la mia stanza segreta inutilmente. Vabbè, vado a farmi un giro.